per la Svezia, test importante alla vigilia di Euro 2012 in casa contro la Serbia. Gli scandinavi sbloccano il risultato dopo 23 minuti, complice una papera del giovane portiere serbo Aleksic, che sul corner di Erm si scontra con un compagno e non trattiene il pallone. Ne approfitta il centrocampista del PSV Eindhoven, Toivonen, al suo quinto centro con la maglia della nazionale. Dopo la mancata qualificazione all'Europeo, è una Serbia formata soprattutto di giovani, quella plasmata dal nuovo ICT Siniša Mihajlović. Passano pochi minuti e arriva il gol del pareggio, ancora sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Questa volta ad andare a segno è il difensore del Borussia Dortmund, Neven Subotic. Fanno festa i tifosi serbi sugli spalti, ma la Svezia si riporta davanti e inizio ripresa. Kariman, subentrato da Aleksic in porta, a terra Toivonen. Per l'arbitro è calcio di rigore. Rivediamo ancora nel replay l'intervento falloso del portiere su Toivonen. Rigore ineccepibile. Sul dischetto si presenta Zlatan Ibrahimovic, che non sbaglia. L'attaccante milanista al momento al centro di tante voci di mercato. Pare piaccia molto a Paris Saint-Germain di Carletto Ancelotti. Finisce dunque 2-1 per gli scandinavi alla terza vittoria consecutiva. Un buon risultato in vista del debutto a Kiev contro l'Ucraina, padrone di casa.